Ciao, sono Massimo, il papà di Francesco, un bambino di 9 anni che frequenta la terza elementare. Francesco ha un forte problema di cognizione e attenzione, scoperto l'ultimo anno di asilo. Da lì ci si è attivati con la neuropsichiatria e tutto l'iter per avere la certificazione, è arrivato dopo un anno e mezzo. Dopo 3 anni possiamo dire che il servizio funziona bene, al netto di tutti i comportamenti molto problematici che da Francesco in classe. Poi il virus ha fatto sì che succedessero un po' di cambiamenti. Il contatto con le educatrici continua ad esserci grazie al comune che si è attivata da immediatamente, possiamo dire. Tutti i giorni abbiamo la nostra agenda quotidiana con le attività da fare. Anche la scuola, con il gruppo degli insegnanti, si è attivata con una piattaforma per partire immediatamente con una didattica a distanza. Ovviamente questo crea dei lati positivi e dei lati negativi. I lati positivi possiamo dire che c'è meno stress da parte di Francesco perché comunque non deve passare 8 ore a scuola. E i lati negativi, il fatto che bisogna comunque sostituirsi a tutte queste figure professionali, che sia la maestra, che sia l'educatrice, che sia l'insegnante di sostegno. E questo si nota molto perché è vero che fanno lezioni con le maestre con le videoconferenze, però è anche vero che se il bambino ha un problema e ha dei comportamenti non adeguati, a questo punto il genitore deve fare il genitore, ma deve fare anche l'altro, perché qui si nota veramente la mancanza del contatto fisico, quanto sia importante avere una persona che sia a contatto visivo e fisico con il bambino.